Primo punto, sono davvero grato a tutti quelli che sono intervenuti, che hanno portato dei contributi asciutti, incisivi e hanno veramente materializzato l'idea di un laboratorio interlocutorio in cui ci si mette così, con la massima secchezza si esprimono i problemi, si mettono a fuoco e si prova a indicare delle soluzioni. Dico subito, perché c'è qui in sala il mio carissimo amico Giovanni Bachelet, che questa cosa nasce come dall'incontro tra il partito nostro e i ricercatori in lotta. Però è stata nostra intenzione fin dall'inizio aprire questo laboratorio avendo come punto d'arrivo un incontro invece aperto agli alleati del centro-sinistra da costruire insieme a loro per fare una cosa collettiva che garantisca, se posso dare una formula che non è che sia granché brillante, ma insomma un cammino per costruire una riforma da governo ombra, un po' quello che diceva anche Saladino prima, una cosa, le nostre idee possono cominciare a camminare e poi faccio le corna a doppia mano perché bravo. Infatti pensavo proprio a te, nel momento in cui ho detto governo ombra, oddio, ho festato, meglio troviamo un'altra formula, però insomma una cosa, la costruzione di un cammino concreto dove possiamo trovare un terreno di confronto continuo. E a questo scopo direi subito che si potrebbe, non si può dare la data perché sarebbe troppo presuntuoso e troppo da direttorio, però ci potremmo immaginare un giovedì finale di maggio, per non andare a giugno perché poi diventa troppo caldo e troppo complicato, ma un giovedì finale di maggio in modo tale da fare questa specie di convenzione insieme agli alleati del centro-sinistra, quindi il Partito Democratico, la sinistra e anche le forze senza partito, perché come sappiamo i partiti sono così poco capaci di riscuotere il consenso di tutto il nostro elettorato potenziale che sarebbe veramente assurdo rinunciare all'apporto di quelli che non hanno un partito, che nel centro-sinistra sono moltissimi e spesso anche bravissimi e preparatissimi, quindi non ci dobbiamo nemmeno formalizzare dal punto di vista dell'unificazione dei partiti. Comunque insomma in questo contesto diciamo, il centro-sinistra è inteso come spirito di coalizione. Vorrei dire anche che questa nostra iniziativa è stata tutta firmata e registrata. Si potrebbe immaginare un suo uso duplice. Per certi aspetti si potrebbe forse tradurlo in qualche pagina di sintesi e farlo circolare in tutto il nostro mondo, il che significa nelle sedi universitarie da cui si proviene noi, ma anche nelle sedi che non sono arrivate questa volta. Si dovrebbe metterlo in connessione con le assemblee studentesche, si parlava prima con il ricercatore di fisica, di Tucci, all'ingresso, delle assemblee formidabili che avevano fatto, che c'erano state tra il 2008 e il 2010, assemblee enormi. Io sono andato lì ad ascoltare a lungo, sono rimasto colpito da un'assemblea di fisica, io vengo dalle discipline umanistiche, mai avrei pensato che in una facoltà scientifica ci potesse essere un'assemblea di centinaia e centinaia di persone che stavano lì inchiodati 6 ore a discutere delle cose fondamentali. Quindi bisognerebbe recuperare il rapporto con quello spirito delle assemblee e fare in modo da far circolare le nostre cose, sapendo, come diceva anche Rosario, che è tutto un'offerta provvisoria per un'interlocuzione costruttiva, e quindi buttare questi materiali dentro il crogiuolo dell'azione promossa da tutti i soggetti attivi e vedere anche di ottenere un ritorno. E quindi le assemblee studentesche, le sedi universitarie. Penso che tutti noi ci ritroveremo sicuramente il giorno del 12 marzo nell'iniziativa di lotta collettiva, però quella diciamo è una cosa dove ci si ritrova con i manifesti, le cose spiritose da corteo, i cani di famiglia e così via, insomma, socialità. Dovremmo frequentare
le occasioni di incontro ufficiale. Mi interessa molto, per esempio, il congresso di cui ci ha parlato Giorgio Paterna. Trovare un modo anche di, voi lo fate il 6, 7, 8 maggio sarebbe perfetto, perché voi lo fate all'inizio di maggio e verso la fine di maggio si potrebbe immaginare una sorta di grande riunione sintetica. Su quello che è venuto fuori qui oggi, io ci avrei da rilevare alcune cose che non è che sono più importanti delle altre, però mi sembra che abbiano espresso come una sorta di punto definitivo. È fondamentale che noi, intesi come coalizione, si riesca a fornire con la collaborazione con i soggetti attivi un disegno di norma transitoria per risolvere il problema del precariato storico, che è un problema angoscioso che noi conosciamo, su cui diciamo non mi dilungo, ma insomma sappiamo che è un problema veramente angoscioso. Elaborare una norma transitoria non è facile, però sicuramente dobbiamo fare i conti col fatto che quando toccherà a noi governare, se siamo seri, lo dovremo fare a tutti i costi. E allora tanto vale prepararci subito, perché quella è una di quelle norme dove ogni singola riga rischia di essere in conflitto con qualche altra riga. Questo mi dice l'esperienza da apprendista che ho nel lavoro legislativo. Cioè, quando uno scrive una legge, lì per lì non si rende conto di produrre norme contraddittorie. E quindi bisogna stare molto attenti, e quindi è fondamentale che tutti aguzziamo l'ingegno per costruirla bene questa norma transitoria. Su un'altra cosa, ma la sapevo, però voi l'avete detto in maniera molto espressiva e mi colpisce molto, è il fatto che tutti voi, anche con numeri, avete documentato il fatto che c'è uno iato totale tra la ricerca e l'industria, tra il fare pensiero scientifico e la dimensione privata. Il che mi fa gettare uno sguardo maligno agli effetti di quello che nella legge Gelmini potrebbe essere la vera presenza dei privati nell'università. I privati italiani non hanno soldi, se hanno soldi non li mettono certo nell'università. Se entrano dentro i consigli di amministrazione, secondo me la cosa che noi dobbiamo temere in maniera molto realistica è che ci entrino per mettere le mani sugli immobili dell'università. Questa è una cosa, cioè, no, non mi dilungo perché capite tutto al volo e quindi è inutile stare a girarci intorno, però è un cespite finanziario di proporzioni incalcolabili e chissà come rischia di essere gestito. Ciao Stefano. Per concludere su queste cose, noi ovviamente nel momento in cui andranno avanti ci vuole qui il massimo della sorveglianza per la trasparenza, perché penso che dal punto di vista della legge, certo noi potremmo mettere in qualche sabbia nell'ingranaggio dei provvedimenti attuativi, se fiutiamo che i provvedimenti attuativi, come è probabile avranno delle conseguenze distorsive che moltiplicano i problemi della legge e le sue negatività. Però tutti voi sapete che quando si va alla fine a votare si perde, quindi l'azione parlamentare dovrebbe essere sempre come se ogni giorno fosse il primo, cioè prendere davvero sul serio il compito, anche se qualche volta voi vi rendete conto che perdere genera frustrazione. Però in realtà il lavoro parlamentare dovrebbe essere basato in un certo senso su una sorta di volontà di atarassia, non farsi contaminare dalla frustrazione, perché altrimenti si rinuncia all'esercizio della capacità di incisività dell'opposizione parlamentare. L'opposizione parlamentare deve sempre comportarsi come se su quella singola cosa potesse strappare un successo insperato. Però diciamo la sua logica dovrebbe essere questa, no? Però sappiamo bene realisticamente che questa cosa diciamo è un imperativo categorico mentale, però non è detto che vada a effetto nel modo migliore dei casi. Quindi l'elemento fondamentale è ricorrere al rapporto
Parlamento e fuori del Parlamento, Parlamento e soggetti attivi, e cercare e garantire fondamentalmente la massima diffusione e la massima trasparenza. Io credo che quando una cosa sta per andare male e non c'è il modo di impedirla, la cosa essenziale è che sia prospettata in parole chiare, con esempi significativi, di fronte all'opinione pubblica con la massima trasparenza. Tutto ciò che il meccanismo ipocrita della legislazione tende a nascondere, l'incomprensibilità degli emendamenti, la dimensione bizantina della prassi parlamentare, cioè tutto questo dovrebbe essere riaperto e tradotto in trasparenza, in modo tale chi vuol capire capisca. Perlomeno questo dobbiamo fare. E per non fare un pistolotto eccessivo, penso che alla fine tutto il nostro compito si potrebbe riassumere, al di là delle necessità della lotta, nel fatto che il nostro dovere principale è quello di riuscire a ricostruire e anche comunicare, mentre lo facciamo, il fascino della formazione e della ricerca, che è una cosa che nel senso comune diffuso si sta perdendo. Tutti voi avete insistito sul fatto che il lavoro intellettuale, la ricerca universitaria, la stessa attitudine alla formazione è una cosa oramai emerge e svilita, non gliene frega più niente a nessuno, insomma, se il professore è bravo o non è bravo, in fondo pazienza. Noi invece sappiamo che insegnare è un compito che dà delle soddisfazioni intellettuali straordinarie, non in termini economici, ma in termini intellettuali e mentali sì. Sappiamo che cosa vuol dire incontrare certe volte lo sguardo di una persona che ci sta a sentire e leggere istantaneamente, prima ancora che arrivi, la critica dentro uno sguardo che magari non si esprime a parole, però ci dicono: guarda, stai attento, non sei più persuasivo, oppure non mi convinci. Quel tipo di rapporto così proprio indescrivibile della didattica nella formazione è una cosa che è una delle bellezze dell'attività umana. Se noi non riusciamo a ridare senso, a recuperare questa cosa, diciamo tradiamo i nostri principi fondamentali. E poi la bellezza della ricerca, che è la capacità di affrontare l'ignoto, il dubbio, l'incertezza, la capacità di scoprire in un diverticolo laterale la via maestra che all'inizio avevamo ignorato, la capacità di interrogare i testi in tutti i sensi, come dicevano i naturalisti del Settecento, la natura letta come un libro e affrontata vis-à-vis, insomma c'è il libro e c'è la natura, è tutto un grande libro, e l'ermeneutica, la capacità interpretativa è il succo dell'attività scientifica. Ecco, questa è una cosa che si perde e che noi nella sua attività privata ha sempre cercato di garantire, nelle nostre pubblicazioni c'è questo anelito, però bisogna evitare che sia rinchiuso in tante monadi separate e provare invece a ricomunicare una specie di respiro generale, collettivo. Proviamoci a farlo. Io quando torno, ogni tanto mi capita di tornare nella mia facoltà d'origine, ritrovo gli studenti con cui avevo fatto esami, tesi, eccetera. In realtà ritrovo la vera comunità a cui appartengo, non quella in cui sono posteggiato provvisoriamente. E quella comunità lì è veramente la comunità che ci lega tutti noi, che ci dà anche la forza di continuare, di proporre, di sperimentare cose nuove. E su quello penso che noi, diciamo, se non lo facciamo noi non lo fa nessuno. Quindi abbiamo un grande compito. E penso che dobbiamo provare a svolgerlo nel modo migliore possibile.